Avendo notato che vi sono molti tra voi che sono interessati a come sia possibile mostrare una cinematica secondo regole che non siano affidate a un calcolatore che fa quello che vuole, ma alle regole della dinamica. Proprio costruite in modo ragionevole, ecco il processo che porta quella parte di carreggiata che si è rovesciata a rovesciarsi nell'ipotesi che non abbia percorso un movimento diverso da questo. Questo movimento prevede che si ribalta e cade in modo piatto. Dunque, ci sono 3 minuti di caduta. L'elemento crolla con il baricentro, visto che ruota, e ruota intorno al baricentro. Nella parte in basso voi vedete che in rosso c'è una curva tra la posizione occupata all'inizio dal ponte e quella rovesciata in basso, che è una linea rossa che è inclinata proprio secondo un'attendibilità di percorso a velocità costante in senso orizzontale. Ora, per determinare lo spostamento, io ho dovuto organizzare tutto lo spostamento dell'asse in rotazione a mano che dalla posizione orizzontale arrivasse a capovolgersi interamente. Il modo con cui l'ho fatto è questo. In un primo tempo ho creato un percorso con un arco di colore verde, lo vedete in basso, quello verde, mi ha servito perché sulla sua base ho potuto mettere in prospettiva tutti i moti accelerati a mano che il corpo si è messo in movimento e ha acquistato velocità con l'accelerazione. Se voi vedete la distanza che passa tra i tratti orizzontali bianchi a mano che si sale, vedete che da questa organizzazione di disegno scaturisce automaticamente quanto si riduce lo spazio percorso a mano che noi ci avviciniamo in alto. In questa maniera ho poi visto dove queste linee andavano a incrociare la traiettoria del baricentro. In quel punto ho posizionato il baricentro nelle varie linee, nelle varie gradazioni della rotazione. Io le ho numerate. Vedete, c'è 1, 2, 3 e ci sono tutti gli elementi ruotati di 12 gradi ciascuno, in modo che con questi 15 si compie 180 gradi di rotazione. Quindi li ho elencati tutti quanti come
Poi ho visto quale è la linea corrispondente a quell'angolo e l'ho incrociata nel punto occupato dal baricentro. Ho ottenuto così questo insieme che vedete in basso, ma l'ho ottenuto nella posizione in alto. Io ve l'ho mostrato in basso perché in alto ci sono praticamente tutti quanti gli elementi posizionati, però mettendoci il secondo si nasconde il primo. L'ultimo che si vede interamente è quello caduto poi finalmente in basso. Per potermi regolare, in pratica io, visto che ci sono questi 15 movimenti, ho creato 15 tavole, ognuna delle quali simile a questa, che avesse tutto l'elenco dei vari elementi che devono essere collocati e poi le linee, perché quando io ho preso il primo scatto, ho collocato il primo elemento tenendo conto proprio della linea inclinata secondo il numero 1, ma con un estremo dell'elemento che gira che tocchi quella linea che vedete circolare, che è bianca, è una forma un po' strana, in modo che l'estremo del ponte va a toccare quella linea, mentre il livello medio dell'elemento è posizionato in posizione giusta. In questa maniera la parte estrema che ruota compirà un movimento continuativo senza andare avanti e indietro, perché girando compie una particolare rotazione e quella curva bianca indica la rotazione e il punto che ruota è quello più esterno che vedete nell'elemento. Dunque, quando io ho queste 15 tavole con tutti quei tracciati, nella tavola 1 colloco 1, nella tavola 2 colloco il 2 e così via, in tutte le tavole io colloco l'elemento giusto. Naturalmente poi devo pulire tutto quello che mi è servito per la costruzione in modo da lasciare pulito soltanto quello che c'è da vedere. Per cui, come vedete, è un lavoro non indifferente, solamente per configurare il movimento di un elemento solo. Quando in tutta la costruzione c'è stata una serie di movimenti di questo tipo simultanei, il tutto si è ripetuto per tante volte. Non è possibile seguire volta per volta ogni elemento, ma poiché è possibile correggere ogni volta, bene, io avrò la tavola numero 1, la 2, la 3 fino alla 15 che avranno oramai questo movimento completo, ripulito. Per tutto il resto del ponte, in cui non è stato ancora creato il movimento, è la volta di crearlo. E quindi, se c'è
una pensilina che si inclina, io farò la stessa cosa che riguarda questa, ma questa oramai nelle varie sezioni della mia simulazione si è fissata in tutte le sue 15 distinte fasi in una configurazione che prevede 2 decimi di secondo di intervallo tra ogni fotogramma. Certo non è l'ideale. L'ideale sarebbero 16 fotogrammi al secondo, il che in un tempo di 3 secondi necessario per la caduta dal ponte fino al suolo, ce ne vorrebbero 50 di fotogrammi, riducendoli soltanto a 15, e praticamente c'è una divisione per 3 e vedete che il tempo risulta studiato. Quando ve lo farò vedere, poi per non togliere l'immagine del movimento fluido in un modo più accelerato, è proprio per farvi vedere il movimento e non gli scatti che esistono nel movimento studiato come deve essere perché sia riprodotto nel rispetto delle regole. Capito?